E rieccoci qua in live. Nice. Saluti a tutti quanti. Ciao. Buonasera, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Oggi è live pomeridiana, a differenza del solito, perché c'è il Pokémon Presents, quindi lo vediamo tutti assieme. Inizia tra una mezz'oretta. Let's go. Let's go. Allora, manca una BGM, quindi io direi di mettere una host in tema. No? Piazza. Quindi ti direi... dimmi che host vuoi? Vuoi una host tranquilla? Vuoi una host bella? Vuoi una host carica? Come la vuoi? Dipende, la vogliamo in tema Pokémon o vogliamo in tema... rimanendo sempre nelle host nostre? No, Pokémon. Pokémon? Qualcosa di esuberante, ma comunque tipo... Esuberante? Esuberante, sì, qualcosa sì, tipo... Okay. Alla... non saprei. Esuberante, ma comunque tranquilla. La cittadina, se quella vivace, dove c'è un sacco di gente alla fine della fiera, tutti okay. tranquilli. Ok. Sto pensando, perché mi verrebbe in mente... Vabbè, ok, Rupepoli. Rupepoli, ok, giusto. Ah, certo. Cos'è partito? Figa, Poképark 3. Poképark sarebbe figo, sincero, sarebbe Poképark molto figo. 3, allora... ho sempre reputato la serie Poképark molto, diciamo... come si può dire... infantile. La 2 aveva un sacco di robe interessanti nel mezzo. Il primo ovviamente era più un esperimento di base. Il 2 invece aveva una serie di robettine interessanti tra feature e modalità di gioco di gameplay che non erano male. Poképark 3, why not? Sì, non sarebbe una cattiva idea, soltanto che non mi ricordo il nome di Rupepoli in inglese. Rupepoli. Aspetta. In inglese. No, non palestra. In... Allora, facciamo così, va. Pokémon Central Wiki. Veilstone. Ecco, non mi veniva. Veilstone. Veilstone City. Perché Canalif City e Canalipoli. Sta qua. Ci sta, dai. Questa mi piace.
Ah, sta qua è Brilliant Diamond Shining Pearl. Ok. Ah, Senti il io me la prap. sono. Io non ho mai sentito le host per intero, Ma sei perlomeno, serio? di Diamond. Bro, ho fatto l'intero gameplay di Diamond e di Shining Pearl in muto. Allora, io ti dirò in tutta onestà, Arceus ha delle host incredibili. Giocatelo con l'audio. Non capisco perché tu non voglia giocare col Waveout. Questo delay. No, ho giocato con l'audio per un bel po'. Ho sempre avuto l'audio che mi fuoriusciva da una cuffietta quando avevo lo schermo vecchio. Con lo Ok. schermo nuovo, invece, non, mi pare che una delle uscite sia dietro e non lateralmente. Quella è la roba che è scomoda, a Quindi non ci meno che arrivi di col inserire le cavo. cuffie. No, col cavo ci arriverei. Devo solo posizionarmelo. L'ultima volta non l'ho posizionato, ma vabbè, ho fatto un gameplay muto, ma era il primo. Tutti gli altri li ho fatti con l'audio. Ok. Perché da quello che avevo capito, tutti i gameplay. Cioè, dall'inizio del gioco tu avevi giocato senza audio, da quello No, no, che assolutamente ho capito. No, no, no. ok. Difatti, ho avuto la fortuna di ascoltarmi la host della foresta, quella Sì, di. l'Eterna sì, l'Eterna Forest. Sì. Quella lì, madonna mia. È bellissimo. L'emozione. Pss. Magari propongono già un Pokémon Leggende DLC dove parlano di Regigigas e dei Regi. Io, Why sincero, not? non credo. Cioè, è uscito da troppo poco per avere già i primi DLC, secondo È me. uscito da Anche quanto? per. 2 mesi? Ma anche meno, cioè anche un Davvero? mese. È uscito a febbraio. No, è uscito a gennaio, però È uscita a comunque un gennaio. mesetto che è fuori, secondo me è troppo poco. Secondo me però comunque parleranno di robette più da mobile a sto giro, non diranno Sì, può essere. titoli troppo grossi perlomeno. Può essere. Se no, vabbè, mi sorprenderebbe quel di Game Freak perlomeno. Allora, nona gen, secondo me, no. Nona gen Col proprio non ci cazzo. siamo. No, Nona no, gen, no. no. DLC Arceus, secondo me è troppo presto. DLC Pokémon Spada, ne sono già usciti due. Mi sa che quel gioco è finito così. No, no, infatti. Magari DLC Diamante e Perla, qualche encounter raro, ma non credo perché c'è già Non tutto in credo. post game. Allora, secondo me cosa Quindi. potrebbero fare? Uno. Allora, secondo me faranno vedere Pokémon Master e Pokémon Duel. Duel, com'è che si chiama quello? L'MMO. L'arena gay, sì, l'MMO. Pokémon. Duel. Il MOBA. Sì, Vabbè, ci siamo capiti. Pokémon MOBA. Pokémon MOBA, sì. Che volevo provarla in realtà uno di sti giorni, magari. Vabbè, dai, si può fare. Tanto non Sì, abbiamo sì, sì. nulla da perdere, soprattutto da quanto ho capito è gratuito. Sì, Ok, no, è gratis. ci sono molti vantaggi da quanto ho capito nell'acquistarsi tutti gli extra tra personaggi e robe varie. Che sono abbastanza fighi. Non so se sono tutti sbloccabili o per forza di cose li devi acquistare in quel gioco. Guarda, sincero, non te lo so Comunque. dire. Comunque, secondo me faranno vedere sicuro queste due cose. Mi vengono un paio di alternative, quindi uno o DLC Sì, anche secondo me. Magari Snap, di dove ci Snap, sono esatto, lo stavo fuori. per dire. O fanno vedere un core game, però. Cioè, scusa, non un core game, ma un side game, uno spin-off. Che potrebbe essere o. Io ci spero. Mystery Pokémon Mystery Dungeon. Dungeon. Porca troia, Mystery sarebbe Dungeon sarebbe bello. figo perché già uno ne è uscito, che è il remake del primo. Quello che ho Esatto. giocato su DS, squadra blu e squadra rossa. Oppure potrebbero cacciare fuori Pokémon Sleep. Pokémon Pokémon Sleep, Sleep, Ale non se lo mamma mia. ricorda, è Non me una la meme. ricordo. L'abbiamo pure visto in live assieme. Aspetta che te lo faccio vedere dalla condivisione. Vai, vai. Pokémon Sleep era sta roba del. Aveva anche un icon e tutto, era una roba Sì, me l'avevano proprio. annunciato in L'album. live. Ed era tipo. Vedi? 29 maggio 2019, l'abbiamo visto assieme.
No, forse Madonna, no, non l'avevamo visto, no, non l'avevamo visto assieme perché il podcast esisteva il 25 aprile 2020. Però io me lo ricordo, cioè avevo visto questo questo progetto qua. Bro, poi puoi togliere e rimettere la condiv? Sì, subito. Aspetta che te lo metto a Discord. Schermo, Pokémon Presents, vai. Meglio? Ok. No, niente, mi ricordo sto trailer. Ah, sì. Cazzo, è vero, no. So cosa annunciano sto giro. Vai. Tanto l'hanno già detto. Vabbè, sì, Pokémon Go. Detective Pikachu 2. Davvero? Mm-hmm. Hanno già detto? Sì, credo di sì, lo tirano fuori. Perlomeno ne parleranno. Mi pare che l'hanno già annunciata, comunque. Sai che me la son persa? Mm-hmm. Sarebbe interessante, anche perché il primo non l'ho giocato. Nemmeno io, se devo dirla tutta. Anch'io. E vabbè, mi sono gustato il film. Tanta roba il film, sincero, se devo dirla tutta. Non ho visto manco quello. Allora, è discutibile la scelta di animazioni e tutto. Difatti alcuni Pokémon sono... Non dico... cringe, alcuni sono veramente troppo realistici, come l'hanno fatto ad esempio il Charizard col drago e le sue squame. Sì, esatto, era troppo dettagliato, era forse abbastanza crudo, era, non era così tanto pacioccone come potremmo vederli il resto dei Pokémon, però tutto sommato era abbastanza azzarro come progetto. Poi modelli grafici, tutto il rispetto, hanno fatto un ottimo lavoro. Vabbè, game quando la Nintendo ci si mette sotto. Sì, minchia, no, guarda che... Loro le potenzialità ce le hanno. Difatti voglio vedere appunto sto... Mario qua... Io ho tanta paura di quel Mario. E io ho molta paura di quel Mario. Per quanto riguarda poi Pokémon Presents, abbiamo detto, si spera in di Mystery Dungeon o in un Poké Park. Probabilmente parlano di Detective Pikachu 2... magari qualche un Rumble potrebbe, eh? In realtà è un EP abbastanza morta, a meno che non facciano vedere di nuovo Pokémon Shuffle o Shuffle anche. Potrebbe capitare che ci tirano fuori la novità assoluta e finalmente tirano fuori il Pikachu, il super Pikachu Bros, che tutti vogliamo, platformino di Pikachu. Non sarebbe male. Beccato esclusivamente nelle cassette piratate, nelle schedine piratate dei 400 giochi in uno. Sì, 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 9999 giochi in uno. Comunque, ridendo e scherzando, manca un quarto d'ora. E cose che ci aspettiamo, cose che vorremmo vedere. Nuovo gioco di Pokémon sempre comunque, ma... Sì, beh, fin là, ok. Realisticamente, cosa potremmo vedere oggi? Detective Pikachu 2. Ok. Magari qualche spiegazione sull'aggiornamento o sui prossimi aggiornamenti di patch di Diamante e Perla. Sì. Gioco MOBA di Pokémon. Ok. Che non so come si chiama. Sì, mi sì, fa strano. Ci siamo capiti. Va bene. E poi magari ci tirano fuori una chicchetta delle nostre tra Mystery Dungeon, sì, quei giochi Ark, quelli sì là. Oh, ma Pokémon Pinball Pinball, ma un bel remake, ma un Super Mario e Sonic e Pokémon ai giochi olimpici invernali di Cortina, non so. Mario e Pikachu ai giochi di Cortina, no dai. Ti immagini se l'annunciano? Allora, io mi vedrei i Pokémon che fanno tipo le competizioni sportive. Tipo... Io no, non me lo vedo. Vabbè, sì, ci sono anche stati degli episodi in cui facevano tipo delle attività che non erano all'interno di... No, erano all'interno di stadi, erano proprio competizioni, però erano tipo molto... Hai presenti le presentazioni dei cani che seguono il percorso? Sì, cioè, sì. Stessa roba fatta con i Pokémon, però una cosa abbastanza strano.
Allora, forse l'unica cosa che potrebbero annunciare della Gen 9, se proprio devono farlo, anche se mi sembra troppo presto. Starter. Più che gli starter, il nome dei giochi, regione, al limite starter e leggendari, ma non credo. Se proprio devono annunciare qualcosa, diranno, sentite, si chiameranno così e saranno ambientati in questa regione. Allora, Ulteriori info più avanti. sai cosa che potrebbero rifare? Cosa? Di nuovo, cosa che spero non rifacciano, Let's go Yoto. ma un Let's Go Yoto o una possibile re-remake di HeartGold e SoulSilver. Allora, sincero, Tanto, se... allora, hanno già fatto rosso più di due volte. Hanno Sì, fatto rosso fuoco rosso e... fuoco e Let's Go. Let's go, sì. Ok? Quindi un possibile Let's Go non è da sottovalutare come cosa. L'opzione poi di riportare in voga la metodologia di gioco Let's Go, ovvero sia che le catture le fai dei selvatici esclusivamente col lancio della ball. Ok, che è morto Pokémon Go, tra virgolette, continuano a Sì, mantenere i continuano ad server, quindi. aggiornarlo, però. Ma sai cosa? Allora, secondo me il miglior remake che abbiano mai fatto, ora come ora, è Horas. Per quale motivo? Non perché mi piacciono di per sé Hoenn come regione, ma per uno, la resa grafica che gli hanno dato, perché per l'epoca era stile XY, a me piacciono molto come stili. Cosa numero due, hanno aggiunto un botto di robe. Basti pensare all'episodio Delta, all'ultravolo, agli ultravarchi dove trovavi i leggendari, a... Sì, su Come questo aspetto giochi, qua hanno aggiunto un botto di roba. hanno aggiunto più possibilità per rendere appunto il gioco più lungo. Ah, per Ovviamente quanto... erano tutte robe da extra game, il problema è Sì, quello, però per però. qua... Banalmente le basi segrete e tutte... Non hanno fatte i robe. E soprattutto c'era l'online condiviso con XY. Vero. Questa non è una roba da sottovalutare. Detto ciò, adesso non dico di volere un Pokémon bianco e nero remake, anche perché sono appena usciti Diamante e Perla, ma comunque... No, perché se poi ci tirano fuori bianco e nero, mi aspetto che lo rendano con la resa grafica di Diamante Perla Splendente. Io vorrei che ci si Allora, impegnassero un pochino di più, esatto. perlomeno. Mi andrebbe bene comunque, ma vorrei qualcosina di più. E Esatto. soprattutto, no, vabbè, comunque, sarebbe figo anche banalmente, non per forza mettere le grafiche di Sword and Shield, cioè non serve arrivare a quei livelli, ma No. banalmente fare una enhanced dello stile di XY, che era cartunesco, non era realistico, però era bello da vedere. Secondo me... Certo, meglio della Sì, resa meglio del grafica chibi che hanno dato del... del chibi di Sole e Luna, Sì. tutto con No, testone anche gigante. Sole e Luna, secondo me, sono tra i peggiori... Sia graficamente a livello di personaggi, cioè proprio come struttura fisica, non come character design. Però banalmente il personaggio mi sembra troppo... proporzionato in un mondo sproporzionato. Non so come dire, cioè, stona. Non lo so, Allora, non so, anche le animazioni c'è sono... un'idea di spazio che vengono dati nei vecchi giochi di Pokémon che ti dà più una versione di immensità, nel senso che Sì, quello sì, è l'isola da che tu riconoscere, quello frequenti la sì, maggior parte quello delle sì. volte, tu non la potrai mai esplorare completamente, ma l'idea che ci sia qualcos'altro dopo c'è. In Quello sì, Sole e quello sì. Luna, negli ultimi giochi di Pokémon, questo viene completamente tolto, o perlomeno viene ridotto al minimo. Le possibilità ti vengono mostrate facendotelo credere un gioco open world, ma tutto sommato poi ti chiudono completamente. Allora, no, più che ti chiudono completamente sono varie aree, perché giustamente il 3DS non poteva reggerle. Non poteva reggere un'unica Esatto. mappona. Esatto. Non hanno fatto male con le aree, perché il mondo di per sé va bene che sono quattro isole, però le varie città non sono brutte. No, Secondo assolutamente, me anzi. in Sole e Luna hanno toppato con molte host, hanno toppato. Banalmente il centro Pokémon credo che sia la peggior centro Pokémon di 8 generazioni a quest'ora. Ma anche quello Da dei tutto vestiti. dire. Anche banalmente Ok. il vestiario. Non so se ti ricordi la host di XY quando ti comprai i vestiti, che era bellissima. Bella, sì, no. Quella era bellissima. Quella di Quella Sole e era tanta Luna, roba. terribile, secondo me. Non si avvicina ma mai nella vita.
Ti do ragione, ti do ragione su questo aspetto. Quanto manca quindi, caro? 8 minuti. 8 minuti, ottimo. Ulala, mettimi qualcosa di molto chill a sto giro. Mettimi un Eternal Forest così proprio di botte. Sì, certo, ti sto per mettere la Pokémon X, quella del quella là delle, dei vestiari. Bene, ok. Outlet 1, ora non so come si chiama. No. Pokémon X. Cos'era quel sospiro nel mezzo? Wrong vs Original, Angry Alex, punto di domanda, Minecraft Animation Music Video. Ok, di certo non era quello che stavi cercando. Esatto. Pokémon XY Host, com'è che è? Boutique? Boutique. Come si scrive Boutique? Boutique. Boutique. Eccola qua. Eccola lì. Esatto. Minchia, Pokémon X... Io... Questo è molto... questo è probabilmente uno di quei... Di quelli che... Mi dà proprio la sensazione di X e Y, sta roba. Sì, sì, sì. E mi dà anche l'idea di qualcosa di nuovo. X e Y per me è stato nuovo. Un vero nuovo gioco di Pokémon. Adesso, unpopular opinion, secondo me Pokémon X e Y... Mm-hmm. Sono i Pokémon da prendere come esempio. Perché sono i Pokémon... Non vorrei dire neutri, però... Da prendere come reference, come base. Perché ogni host e ogni character era completamente modificabile. Era tutto quanto da poterci costruire sopra. Erano delle ottime basi per costruire qualunque cosa sopra, secondo me. Non mi sto spiegando bene per niente. No. Ho capito. Ok. Banalmente, il tuo personaggio era come una tela bianca. Potevi vestirlo come cazzo ti pareva. Stava bene con tutto. Infatti, la customizzazione dei personaggi era incredibile. Vero. Anche le host, banalmente. Non so se ti ricordi le host della lotta, le host sia con selvatici che con allenatori. Non so se te le ricordi, adesso magari sto andando troppo nello specifico. No, no, cioè, me le ricordo abbastanza comunque. Però se tu pensi, se io adesso ti dicessi, no, non farlo, però io, se io ti dicessi, canticchia la canzone della lotta contro un allenatore... O contro un selvatico, probabilmente mi canteresti una canzone molto simile a quella di XY. Perché nell'immaginario collettivo, secondo me, sono le host che si avvicinano di più al concetto di Pokémon, secondo me. Sono quelle... Anche perché comunque le host di base nei combattimenti negli ultimi anni non sono cambiate così. Sì, tante. Esatto, esatto. Quindi... sono quelle che stavo prenderei leggendo da un po'. Anch'io comunque. Stavo leggendo un pochino, a parte qualcuno che diceva, vabbè, Gen 9, Gen 5 the best. Sì, quello calma, sì. Calma ragazzi, va bene. Anch'io la vorrei, ma per un... Veramente, è un piccolo timore che mi sta venendo. 4 minuti. 4 minuti. Anche poi, adesso, ritornando sul discorso di bianco e nero. Come faranno? Faranno bianco e nero 2, Pokémon bianco 1 e bianco 2, nero 1, nero 2. Sarebbe un nero 3. Come magari riproporre le mega evoluzioni, anche se quello sarebbe bellissimo. Quello sarebbe ancora molto figo. Anche perché darebbe più filo da torcere di quanto si aspetti anche alla competitive. Sì, 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 ma secondo me è la boiata più grande che abbiamo fatto, togliere le mega. Le mega sono a mani basse, a mio punto di vista, molto migliori di mosse Z, Gigamax, Dynamax, quelle robe là. Allora, ma mani bassissime. E la Dynamax sono un'ottima trovata strategica, perché hai tre turni per diventare sì, sì, una sì, bestia. Sì, sempre quindi, meglio delle mosse Z. Le mosse Z, le mosse Z occupano, occupano spazio dell'oggetto. Per l'oggetto e sostanzialmente ti danno veramente poco vantaggio tecnico. Esatto. Ok, le forze che ti tirano fuori, le mosse che riesci a tirar fuori in base appunto alla tecnica che vai poi ad utilizzare, può essere più forte rispetto a una mossa normale, giustamente. Poi, se devo dirla tutta, la competitive di Sole e Luna non è mai stata così tanto... No, non mi è mai sembrata... Omaggiata, comunque. Sì, no, esatto.
portata a rilievo rispetto a molte altre. Dovessimo parlare tipo del Kangaskhan, del Mega Kangaskhan di XY, del Talonflame. Cioè, io non ho mai vissuto come si dice, il competitive di Pokémon. Io online ho sempre fatto scambio, raramente ho fatto lotte. Cioè, nel senso, facevo molte lotte su XY, ma comunque... Però, banalmente, parlando con quelli della nostra generazione, che XY se li sono vissuti, se io ti parlo di Talonflame, se io ti parlo di Mega Kangaskhan, se io ti parlo di Mega Lucario... Se, cioè, sono tutti quanti Pokémon che erano nelle maggiori squadre della gente che trovavi online. Beh, per forza. Per forza. Poi c'era il Greninja, il Greninja con l'uovo che aveva l'abilità che cambiava il tipo. Chi è che c'era poi? C'era il coso, il Blaziken evento. Sai che fra... c'è in italiano? C'è in italiano? Sì, fra... Aspetta che entro subito allora. Ti mando il link se vuoi. No, ce l'ho. Sono dentro. 60 secondi. Un minuto. Sì, però dai, sincero, preferivo vedere un rispetto che Sium. No, adesso parlano Forza Napoli, Sium, leggende. Preferivo un sincero. Sì, beh, sì. Italia, Rixel PP, Pokémon Gabbiano. DLC del Napoli, Pokémon. Beh, tecnicamente sì, Caffè Mix. Sì. Io voglio che mi parlino di Caffè Mix. Ma lo faranno, lo faranno. Ogni volta che lo tirano fuori mi viene tipo un piccolo... Mi riscalda un po' il cuore, mi sento proprio a casa. Altro che Simo quando guarda l'acqua e dice... Ah, mamma mia. Dai, vediamo. Ma remake, please, no. Non ora, almeno. Non ora, più avanti. Jojo Pokémon, diamogli cazzo, più tempo. Sì. Pokémon Ranger su Switch non si può fare, cazzo. Sarebbe Come tanta fai a giocarlo roba. In docked? Come fai a giocarlo? Non lo so, però sarebbe troppo... Magari fanno qualche marchio ingegno apposta per Ranger. Serve tanta roba. Sì, troppo complicato. Troppe robe in testa. Qua inizia dai. O... Andiamo. Dovrebbe iniziare tra 5 secondi, quindi... Vabbè, vediamo, dai. Adesso... perché una premiere non è... Vabbè, sì, normalmente è una premiere. Anch'io. Tu sono sempre premiere. Sono sempre premiere. Vabbè. Forza, aspettiamo Grenoble. Aspettiamo l'inizio. Dai. Eccolo. Da te è iniziato? Da me è iniziato e sono 2 minuti, fra. Ok. Vuoi che ti condivido? Sì. No, ce l'ho. Aspetta che... Vabbè. Rimaniamo con la musichetta così fino a che... Uy! Ciao, Andre. Hello, Andre. Dai che ci andai, adesso vediamo cosa succede. Pikachu 2, riesci a fermare dai. Te la musica quando scade il timer? Certo, mi ci metto okay. Subito col comando. No, non ora. Ah, ok, grazie. Trattino stop. Yes, sir. Dimmi quando vuoi. Adesso appena... Vai, ti dico io quando inviare. Dai, 1:20 per poter vedere. Speriamo... Ma sai che è la prima volta che spero di non vedere Pokémon main game subito? Ma neanche io. È la prima volta che dico diamogli più tempo perché sennò qua ne esce una cagata. O almeno rischia di uscire una cagata. Pokémon leggenda Amongus. Amongus. No, rischierò di tirar fuori qualche cagata. Allora, magari ci parlano di futuri progetti. Speriamo, cioè finché parlano solo va bene. Finché parlano. Io mi ricordo un Pokémon trailer Putin. Pokémon Putin e Pokémon Ucraina. Dai. Va bene. No, comunque mi ricordo un trailer che avevamo fatto vedere, mi sa il primissimo di Sole e Luna, dove facevamo vedere il... Secondo me non uscirà... Magari un DLC di leggenda. Secondo me no, perché è uscito da troppo poco. Comunque, facevamo vedere la gente che lavorava ai design, ai bozzetti, si vedeva le macchine. E la gente era tutta quanta esaltata per Sole e Luna perché si vedeva le macchine. E dicevano, cazzo, è enorme, ci sono le macchine, vabbè. Se riesce a finire la musica adesso che mancano 10 secondi. Okay.
Dimmi se senti, dimmi se vedi. Ho molta paura. Io lo sto guardando dal mio, però adesso mi metto a guardarlo dal tuo. Mi metto a guardarlo dal tuo, ma... Dimmi se vedi, se senti. Sì, sì, tanto vedo, sento. Tanto è 1080. Picca! Oh, no, non lo so. Eccolo qua. Oddio, quel Pokémon. Oddio, Pikachu dietro si muove. Ok, Detective Pikachu c'è. Mi sono spaventato, mi sono spaventato. Detective Pikachu c'è. Sì, sì. Poi c'è anche Arceus. Boh. Non si vede bianco e nero 2 dietro. Vabbè. No, grazie a te per averci donato tanti bei ricordi, caro. Thank you. Each and every one of you. Dai, va bene, grazie mille. Arigato, arigato. Vorrei presentarvi gli ultimi aggiornamenti su svariati giochi. Ok. Ok, sono va bene, va bene. Utsunomiya. Oddio, quel Pikachu, okay. Quel Pikachu dietro è terrificante. Figa, Utsunomiya, hai fatto praticamente un cambio radicale del tuo sfondo. Eccolo là, Pokémon Go. L'avevamo detto, ok. Il primo ce l'abbiamo. Adesso cos'è? Spy School. Fennekin. Sole e luna? No, c'è già. Sole e luna. Sole e luna. Non c'era sole e luna? No, non c'era sole e luna. Ero convinto di sì. Vabbè. Allora, ok, perfetto. A posto, finché dura così poco va bene. Dai, taglia la corda, chi se ne frega di Pokémon Go. Primo marzo. Primo marzo, ok, dai, subito. Figa, ho dato l'invasione. Va bene. Cazzo, che range di cattura basso, tutto quanto sul boost. Dai. Okay, Caffè Mix. Masters, ok, l'avevano detto. 20 e mezzo. Ok, easy. Oh, devo fare i gacha! È il mio momento! Quanti ce ne sono? Madonna! Sì, sono un bot. Solo adesso mi sono reso conto di come si chiama il Pokémon là. Eternatus si chiama. Eternatus, sì. Era da quella live che avevi il dubbio. Sì, esatto. Ok, bello con Latias. Ci sta. E quindi ci sarà Brandon con Latias. Ah, ok. Timone con Tornado. Ok, non me l'aspettavo. Certo che festeggiare i 2 anni e mezzo è strano. Abbastanza, tipo il mesiversario. Che è l'ultimo con Flygon. Senso, d'accordo. Campagna in corso. Sarà possibile trovare fino a 100 unità senza costo. 10 ricerche unità con un ticket senza costo ogni giorno. Ci sta. Ok. Madonna, che figa! Subito lo faccio vedere. La host, questa qua di Spada e Scudo, non mi piace per nulla. Con la Ola sotto. Direi di sì, cara. La mia mania di fare gacha c'è. Caffè Mix! Sì! Sì! Ci abbiamo preso! Pokémon Napoli. Che bello! Pokémon Napoli, sì, cazzo! Le consegne! Guarda che bello, Victini! Che bello! Peliper. Che cazzo! Peliper, che è un'onesta citazione a Pokémon... Mystery Dungeon. Esatto. No, cazzo, come si chiama? Pokémon Quest c'è anche. No, sì, è vero. Please. No, ma Quest dovrebbe essere morto come posso. Gioco. È che l'hanno messo al posto di... ecco. Bellissimo, cazzo. Me lo soltanto scarico per avere Victini. Per Victini, vaffanculo. Sì, cioè, tu non hai idea. No, non lo so, lo so. Oh, sì, che bello! Che bello, cazzo! Ragazzi, è adorabile. Oh, Piplup Shiny. Che non cambia un cazzo dalla Piplup normale. No, un po' più chiaro, vabbè.
Beh, sì, infatti, a 200, guarda, senza troppa difficoltà, eh. Abbiamo scolorito un pochino più. Va bene. No, te detto. Ci sta, ci sta. No, lo Stoutland. No. Che bellini che sono. Sì, dai, bello sto stile. Carino. Oddio, kawaii Garchomp. No, ok, Unite. Unite, ecco, oh, ecco, okay, come si chiama. Ok, evento per il Pokémon Day. Vediamo un po'. Però vedo che vanno molto veloci, perché sanno che la gente non gliene frega niente di sti qua. Ma si vede che era giusto solo effettivamente per solo degli aggiornamenti sto Pokémon Presence. E secondo me... Sono 5 minuti, veramente sta stando... Non c'è problema. Non c'è problema. Trattate le cose con... Se la stanno rushando, eh. Lotte accelerate, ok, una roba tipo one shot, one kill. Adesso le app mobile ci stanno mettendo veramente poco tempo. Vediamo. Unite è anche su mobile, no, è per Switch. No, Switch è mobile. Switch è mobile. Ah, support. Figa il warping. Quanta roba. Anche su computer. C'è un cursore là su schermo, che non è il mio. Annunciate qualcosa di davvero interessante, ragazzoni. Non vi aspettate tanto. Io sincero, mi va bene così. State buoni. Sto leggendo la chat dei messaggi principali di YouTube. Ah, ok. Ah, minchia. Va bene. Use this Pokémon Day event as a chance to experience the heated battles in Pokémon Unite. Va bene. Enjoy a preview of the next Pokémon that is slated to join Pokémon Unite in the future. Vediamo un po'. Ah, Duraludon. Duraludon. Bello. Pokémon Unite available on Nintendo Switch and mobile devices. Next. Ok, le novità riguardo Diamante e Perla. Del C può essere. Sì, non spero di no. Spero, cioè, beh, potrebbe raggiungere il mondo distorto. Andiamo un po'. Professor Rowan? Scusa, il Oak? Oak? Shaymin! Ok, questo è Shaymin. Bello. E quindi ci saranno Shaymin, anche Cresselia e... Ma io non mi ricordo Darkrai. Oak... Sì, dovrebbe esserci Darkrai. Come event c'è Darkrai, Cresselia, Manaphy... Ah, ok. No, solo Shaymin. Ah, come dono? Come dono. Ah, dono okay, segreto. Ok. Buona, così abbiamo un qualcosa in più da fare. Anche se io devo giocarmi ancora la... il post-game, quindi. Sì, esatto. Io adesso devo finire la Lega, ma... Usti, Arceus. Ok, vediamo. Vediamo. Non fate spoiler. Munchlax, c'è già. Ok, Zoro. Oh, Zoro, bellini che sono gli Zoro di Ebano, sono bellissimi. Empoleon, Arcanine. Ok, sono Pokémon che solitamente però non li puoi trovare in giro, sì, credo. Sì, li trovi, li trovi. Ah, li trovi? Mm-hmm. Sì, non ho capito cosa vogliono aggiungere. Può essere una repatch grafica? Non credo. Figa, tutti sti alfa ammassati, mi sì, sembra infatti un po' troppo. Arceus? Mm. Aggiornamento software. Okay. La nuova alba di Isui. Ok. Sarà un aggiornamento grafico. Disponibile oggi? Ok, subito. Ok. Lo sapevo, d'accordo. Cos'è che fa sta roba? Lo scopriremo. What? No, 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 ragazzi, non fate spoiler. Oh no, spoileroni! Vai, io lo sapevo già, però Ale no. Non li avevo visti, che è sto schifo! Sono le forme origine di... Oh no! Sì, però c'erano già, nel senso... Non volevo che te li spoilerasse così. Io l'avevo già visto. Ok, quindi ci sono... Nuove lotte nell'area allenamento, ok. Ok.
Ok, stasera... Però non... Nah, stasera no. Non volevo che te li spoilerasse così, sinceramente. Vabbè, sti cazzi. Ok! Ah, ok. Easy. L'accetto. Arceus Adventure, d'accordo. Non avevamo nemmeno finito, però vabbè. Sì, noi non abbiamo ancora finito. Ah, ok, è una serie animata. Una serie animata, è easy. Ok. Bello, un film su Zoro, eh? No, serie animata è... cortometraggio. Proprio una serie di cortometraggi. Cosa ne pensate? Penso che manca ancora un po' di tempo. Manca ancora 5 minuti, ho paura di quello che mi puoi dire. Aia! Aia! Annunciano qualcosa? Gen 9 o bianco e nero? Ho la mia faccia che è un po'... Please, no. Ah, ok. Quello che dicevi te? Quello che dicevo io, Detective Pikachu. Sì, ma pensavo al videogioco, non il film. No, non è il film, infatti, questo. Sì, è il film. Cioè, boh, c'è una persona. Ok, ma anche il trailer di Detective Pikachu era un film, era filmato. Allora... Va bene, dai. Game Freak? Sì, ok, è un Detective Pikachu. Per forza, non c'è altra spiegazione. Sì, no, per forza. Allora che non vedi che la Gen 9, questo qua è uno... No, vabbè, Detective Pikachu, per forza. Detective Pikachu, perfetto. Detective Pikachu. Va bene. Il 2. Ci avevo già pensato, eh. Non è che l'avevano annunciato, ma c'erano i rumor perché uscisse, quindi... A meno che non è Leggende Magyarna, che c'ha col tempo, no. Ma no. È Detective, per forza. È Detective. What? 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 Questo è il mondo di Detective? Aspetta, calma. Oi. No! Aspetta un attimo. Cosa? Wait, what? Cos'è sta roba? Stonejourner? Clowitzer? Cosa cazzo sto vedendo? Oi. Che cazzo è? Fermi. Che bello! No, è bellissimo, però vorrei capire... Ma è bellissimo! Che cazzo è sta roba? È bellissimo, ma non riesco a capire cosa sia. È Gen 9? Scusa? Non è Gen 9. Non è Gen... È Lucy... No. Che cazzo è? È Detective Pikachu! È Detective... Questo è Detective Pikachu. Sono felicemente confuso, sono... perché è molto figo. Detective, però non ho capito, cioè, non che è... cazzo è. Io mi ricordo che non era così. Cosa è successo? Oddio! Oddio! Cosa? Sono strani. È... Scarlatto. Scarlatto? E poi che è un violetto. Sono molto confuso. Sono molto confuso. Titolo tutto nuovo della serie Pokémon. Arrivo a tutto il mondo a fine 2020. Sono molto confuso. Calma. What? Hanno annunciato anche gli starter. What? Calma. Oddio. Allora, c'era Ducklet bianco, un ippopotamo brutto di fuoco e lo starter erba che era figo. Lo starter erba era tipo un Rowlet, però tipo erba. Aspetta, dobbiamo riguardarlo perché devo capirlo. Allora, meglio. Uno era un cazzo di ippopotamo, ok, ed era di tipo fuoco. Ok. Ducklet era un cazzo di uccello d'acqua. Poi dopo guardiamo bene qua perché sicuro. Nona gen. È nona gen, sì, signore sì. mio. Allora, è nona... qua...
Sicuro allora, su questi fogli c'è roba interessante. Allora, sarebbe da vedere meglio. Puoi rimettermi la stream un attimo, togliermela, sì, rimettermela più subito. Allora, una sola cosa, di certo non mi aspettavo ed era che facessero così tanto presto. Sì, esatto. Vabbè, tutto finché lo annuncio così ti dicono ok, è un mondo. Ok, ho capito che hanno fatto. Però dicono a fine 2022, hanno fatto durare così poco Arceus? Nemmeno un anno? Siamo... Calma. Allora, no, guardiamolo piano. Allora, hanno ripreso il modello grafico di Sword and Shield. Sicuro, perché i riflessi non ce li aveva in Arceus. È Sword and Shield, graficamente parlando. O forse... No, è di più. Questo cazzo è... Che cazzo di modello grafico hanno usato? È una via di mezzo tra Sword and Shield e Arceus. Sì, perché gli alberi fanno cagare abbastanza. Cioè, il problema sono gli alberi, non è il mondo che è la figata, sono gli alberi che fanno cagare. Bellissimo. Il mondo è bellissimo. Ma chi se ne frega degli alberi, ragazzi? Stiamo giocando a Pokémon, chi se ne frega se la texture dell'albero fa cagare? Fatemelo dire. Sei un chi gioco se basa sull'andare in giro e vedere solo alberi, se gli alberi fanno pure cagare in Arceus, cazzo. Sì, va bene, ma chi se ne frega? Allora, la grafica è di un altro livello, assolutamente. Allora... Posso dirlo? Simo, guarda sta acqua! Vedi questa acqua ti riporta a casa o no? Questa acqua ti riporta a casa. Allora, porca puttana l'effetto di luce. Sì, bellissimo. Porca puttana. No, aspetta, aspetta, si può vedere in più qualità? 1080p? Allora, io sicuramente posso vedermelo in 4K, secondo me. No, sono in 1080, hanno fatto sta presentazione. Continuo. Allora, va bene, qua... Starly. Lì c'è un centro Pokémon. Quello è un centro Pokémon. Sì, però sembra a metà di un percorso. Sembra un centro Pokémon a metà di un percorso. Mi hanno reso open world i percorsi. Mi stanno rendendo open world i percorsi. Mi stanno rendendo grosso il modo di giocare a sto gioco. Allora... Vabbè, chi se ne frega del framerate? Chi se ne frega? Esci tra un anno, è una early demo... Sarà un'earlissima demo, è un video introduttivo per farti vedere cosa stanno facendo. Chi se ne frega del frame world. Rate? No, no, è sicuramente open world. Guarda come sono strutturati. Col cazzo che non è open world sta roba. Già il fatto, che bello! Già il fatto che ci sono Starly in giro, Oppip in giro, Petilil e Bones. No, come si chiama? Non è Bones. Quelli di settimo. Di ottava. Combi. Driflum. Miau, che cammina miau. Così. Con... Stonejourner, guarda che bello il deserto! Il deserto è... L'ambiente notturno è molto figo e hanno reso moltissimo l'effetto di luce. Avevo visto Magnemite dopo, mi sono emozionato per un momento perché era bellissimo da vedere. Clowitzer, cioè... Sì, Pelipper un pochino con le ombre sfasate. C'è Swablu, guarda che bello Swablu! Swablu è bellissimo. Allora, c'è della gente che cammina in una città. C'è da la gente è viva. C'è da discutere un pochino su come hanno piazzato il PNG di Pikachu in questo momento. No, non importa, esce tra molto. Va bene. Hanno il tempo per sistemarlo, ma guarda la gente che cammina per la città, è gente viva, non è gente che cammina nei quattro tile in cerchio. È gente che cammina, che va sulle scale, che va a destra, che va a sinistra, che mangia il panino. Guarda si vai per com'è bello! Sì. Corco, due ste squame! Bello l'arbitar. Magnemite. Ma minchia, che riflessi ha Magnemite, che riflessi ha! Il faro è bellissimo. Lucario l'hanno reso bene con la sua forza. Ok, questo palazzone qua... Mi ricorda la torre lotta di Diamante Perla, mi ricordo. Può essere che riprendono il genere di lotte nei capopalestra, quelli di Sword and Shield, eh. Non credo che si distolgano tanto da quella. O magari lo cambiano, chi lo sa. Allora, magari trovano un altro intermezzo simpatico. Sto resort, ok, bellissimo. Minchia, gli effetti di luce su quell'albero. Che cazzo è? Perché non hanno fatto la stessa cosa con Arceus? Vuol dire che stavano già lavorando su sì, sta roba. Sì, ci stavano già lavorando. Arceus è semplicemente... È la beta di questo. È praticamente una beta. Oddio mio. Minchia, guarda la luce.
Che cazzo è sta roba? Allora ci sono troppe, oddio mio. Minchia, guarda qua tutti i segni dei tipi. Il gioco di colori che si sono messi a fare in sta città. E questa è una allora, sola città, è quello il punto. No, il problema è questo, io mi preoccupo, forse c'è solo una città. Cos'è, tipo Arceus, che c'è solo la città e poi dopo... Mm-hmm, e poi tu puoi interagire con i vari percorsi. Ma non credo. C'è quello che mi preoccupa. Ma non credo, vai no, avanti, cioè scusa, comunque. È un main game, è sempre stato che ogni città ha la sua palestra. No, infatti, vai avanti, dai. Questa qua dovrebbe essere la questa casa dove è nascita? Questa dovrebbe essere casa nostra, ok. Che comunque è una signora a casa, porca puttana, è enorme. Esatto. Allora, adesso riusciamo a vedere un attimo gli avatar che abbiamo. Vai avanti, comunque. Bello l'effetto che dai, ok. Ecco, questo qua è l'avatar. È molto l'avatar giovane. Riprende molto quello di Detective Pikachu. Esatto, infatti è molto giovane. Guarda com'è fatto bene il dettaglio del vestito, semplicemente. Sì, no, ok, il pile ha una qualità impressionante. Allora, lì possiamo vedere comunque il volto, che c'è non... tipo... Cioè, un po' troppo bambinesco, forse. Il volto... Però. Vabbè, sì. Credo che ha molti dettagli che potrebbero in qualche modo ricollegarsi all'avatar di Go, se potessi dirlo. Però in no, Go perché sei quello di Go sei un adulto, più o meno adulto, esatto. Esatto, mentre qui sei più bambino. Andiamo avanti. Calma. Allora, calma. Lì si vista la regione. Lì si vedeva la regione, esatto. Questa è una Switch. Torni indietro. Sei in Premiere, frat, va solo avanti. Ok. Ok, fermo. Ok. Lì è la Sardegna. È un'isola. È una Sardegna quella. Allora, ci sono ben quattro zone a meno che... che potrebbero calma. Essere appunto le città. Pokémon ambientate in Italia, questa è solo la Sardegna, tu sei un bambino sardo. Figa, no, ci sono le montagne no, là sarebbe... sopra. In Sardegna ci sono le montagne, sì. Sì, eh. Sì, bellissimo comunque la pianta Hoppip, quella là, pianta è un dettaglio è carina. Quell'album lì, quella cosa lì che c'è, è di un Pokémon. Sembra un Pikachu, ma non quello rosso capire. È un Pikachu, quello viola non riesco a capire cosa sia. Esatto. Sembra un tipo con i baffi che grida. Può essere. Sì, sembra, può essere che sia. Vai. Allora, qui ti fa vedere appunto che OLED Switch. Allora, sai che forse... Allora, calma, anche sta roba qua. Dire, natura morta, dire panini. Questa... Secondo me... Sono robe riconducibili vagamente all'Italia, nel senso, sai, l'Italia, patria, il cibo. È molto, molto vago. Molto più francese. Ma francese c'è già Kalos. Lo so, ma su molti aspetti è la Francia che c'ha... Ok, lì si vedono tipo scudi. Magari quelli sono i simboli di scarlatto e violetto, può, sì, essere. Può essere. Ok, ci fermiamo. Ok, tipo erba. Vieni a me. Allora, io sono più per il tipo acqua sto giro. È molto carino, è molto simpatico il tipo fuoco, ma il tipo acqua mi dà la prerogativa. Il tipo allora, di erba sembra un cazzo di Fennec. Ma banalmente anche i Pokémon sono verde, bianco e rosso. Io penso l'Italia. Sì, anche secondo me è l'Italia. Cazzo, i Pokémon sono verde, bianco e rosso qua. Ma allora, perché cazzo c'entra quel coccodrillo? O è un serpente? Il biscione di Milano. Allora, devo cercare di ricollegare. Fennekin può essere tipo una chimera, se va avanti. Beh, però dimmi cosa c'entra. Molti aspetti. Dimmi cosa c'entra Chestnut con la Francia. A Venezia. Chestnut è il. Con la Francia. Con la Francia. O Frogredier, come si chiama? Froki. La grana è una cazzo di rana. Cos'è? Si mangia le rane in Francia? Sì, può essere. Anche noi ci mangiamo il papero e a Vicenza si mangiano i gatti. Cosa vuol dire? Pokémon Italia confermo. Allora, il papero, il gabbiano. È molto discutibile il coso che c'è sopra. Cos'è? Un cappello? È un cappello, dovrei, sì, un cappellino. Dovrei ricondurlo a qualcosa di noto a noi in Italia. Cos'è? Un collegamento la a Leonardo polizia. Da... La polizia.
Volatti! La Volatti! Oh no! Il pulotto! È l'evoluzione di te, è tipo praticamente di Italian, però al posto di essere un agente un cazzo. Beh, il cappello è quello, sbirro. Lo sbirro, boh, nel senso, non allora lo so. Il coccodrillo lo potrei ricollegare, ma è più una mela, nel senso sembra quasi una mela. È una mela. Non lo cazzo so. È la downgrade del Pokémon Dragomela? Immagina una mela alla quale gli hai tolto uno spicchio. Ah, cos'è il Trentino? Pokémon Trentino, Pokémon Vicenza, Pokémon Polizia, perfetto! Melinda! Potrebbe essere un nome. Vai Melinda, scelgo te! Allora, secondo me ci abbiamo tipo un bel... Allora. No, il nord che è il tipo di fuoco, l'erba il gatto... Che è il centro. Sì, e il papero azzurro Napoli che è il sud. La Calabria. No, non c'è la polizia. Però ci sono i gabbiani. Vero. Ah, questo qua è tipo una citazione a Sciascia? A Leonardo non Sciascia, credo. Può essere? No, può beh. Essere? No, comunque, boh, cioè, sembra quasi una mela sto draghetto qua. Cioè, nel senso... È una civetta, fra! Ma come una civetta? Secondo me. È un è una papero. Civetta. Cioè, è una civetta. C'ha le zampe palmate da papero. È una civetta. Aspetta la civetta non ha le zampe così. Secondo me sì. Può essere... È il giorno della civetta, è un... È una cazzo di civetta. Ma poi il giorno è la merla, quello freddo in Italia, non è la civetta. Ma per Sciascia è il giorno della civetta. Sì, ho capito, ma comunque non... No, cioè, vedi che è proprio diverso anche il becco. Secondo me è un gufo al contrario. Ma cazzo, anche... Cioè... Poi si sviluppa dall'alto, non dal basso. Rimane così, poi cresce. Oddio mio. Però, secondo me è una mela. Questo droghetto qua. Melinda. Vai, Melinda, scelgo te! Cioè, anche già il nome. Allora, sì, hai ragione. No, adesso sembra però una mela. Cioè, nel senso, allora. Perché gli occhi ricordano dei semi. Esatto, gli occhi sono i semi. È lo spicchio perché dentro è giallo mela, fuori è rosso mela. E c'ha le. Polizia mela? E Vicenza, nel senso. Sai, sì, i vicentini si mangiano i gatti e... Cosa c'è da ricondurre che potrebbe piacere ai giapponesi del centro? Perché, allora, non del centro, perlomeno che possa ricondurre l'Italia al gatto. C'è tipo un paese dei gatti in Italia? Come sì. Tutto il mondo. È diverso da Vicenza? Non lo so, non credo. È diverso da Vicenza, perlomeno. L'erba gatta, sì, vabbè, ma non... Ok, l'erba gatta, d'accordo. Comunque ma il gatto tra una... i tre design è bellissimo. No, a me piace un botto il papero. Cazzo, lo chiamo veramente pulotto nella mia rana. Melinda va a cagare. per me Melinda. Già che lo prendiamo troppo per il culo a sto giro, credo che mi prendo Melinda. No, c'ha dai, Melinda, no. Fra, c'ha l'etichetta addosso, è palesemente una Melinda. Esatto, c'ha pure l'etichetta. Melinda. Melinda, io credo... Allora, io ero troppo tentato tra poliziotto e Melinda. È troppo... No, poliziotto. Ma è bellino, è carino. Okay, grazie al cazzo, sono tutti belli. Tranne Melinda è orribile. Melinda del potenziale, perché potrebbe diventare Drago Fuoco, potrebbe essere figo. Mm-hmm. È un draghetto, un qualcosa. Terra fuoco. Terra, esatto. Fuoco terra. Daclet potrebbe... Pulotto potrebbe essere acqua volante... è una volante! No, acqua volante non lo so, perché prenderebbe per 4 dal tipo elettro, non so quanto sia worth it. Ma può essere. Però no, avrebbe senso anche come trilogia di tipi, perché... Acqualotta. No, però guarda che ha senso, perché scusa... Oh no... No, guarda che potrebbe aver senso, aspetta un attimo, perché lui diventa acqua volante. Volante super efficace su erba. Erba diventa super efficace su terra, del terrafuoco. Sì, ha senso, quindi sarebbe e fuoco, la è fuoco terra, però morirebbe un botto dal papero, quindi no, non ha senso. L'acqua volante, effettivamente. Non è efficace, non sono efficaci le mosse. No, erba fuoco non credo. Mm-hmm. Sarebbe OP.
Acqualotta? Dici che è un poliziotto che combatte. Acqualotta può essere. Dici che flexa il Sì, papero? può essere. Io ti direi che l'erba deve essere comunque qualcosa di immune al gatto, e per essere immune al gatto, se fosse Esatto. lotta, dovrebbe essere tipo buio, una roba del genere. Erba buia non è un brutto typing. Erba buio, però dovrebbe essere efficace il Sul buio fuoco, al, sul fuoco terra. Domanda, Cazzo. esistono erbacciaio? No. Virizion non lo Aspetta, è. perché folletto è la parola bloccata? Consenti? Erba Fuoco follette. folletto? Fuoco No, folletto. è più draghetto. Che Più va drago. contro i lot. Però folletto ce lo vedrei. È una me è melinda. C'è la magia Melinda è della una mela. mela fata. Non lo so, Non non lo fa da so. folletto. Vabbè, vediamo. Puttana la miseria. Caruccio. Però. Il gattino è caruccio. No, Melinda è tanta roba. Viseo, Dai, cazzo. sai chi è Melinda? Fermo. Adorabile. Ci saranno già i meme, cazzo. Un po' foto. Aggressi. Bello il gatto, lo chiamo E questo Neutrino. qua, com'è che si chiama? Come cazzo si chiama l'ippopotamo di Aggretsuko? Non c'è un nome basic. Sì, saperlo, come cazzo si chiama? Aggretsuko personaggi, facciamo. Personaggio. Lorena? Peronaggi, sa. Lorena, tipo, una roba del No, genere. Cabale può essere. No, aspetta. Aggressivo personaggi, facciamo così. Wow. Eccolo qua, Cabae. Kabai. Ah, Lorella era chi la doppiava in italiano. Cabae. Fuck. Sono identici, dai. Come cazzo si evolve sta mela? Io me lo chiedo. Sono veramente È curioso. palesemente questo. Melinda. O Melinda è comunque palesemente questo. la tradizione delle mele è stata portata avanti da dov'è? Galara, adesso ce l'abbiamo pure. Poi, boh, cioè, lui Pulotto. sincero mi sembra un botto d'Aclet. Daclet ci assomiglia. È Però è un un Ducklet botto. sviluppato al contrario, nel È senso un. Ducklet è sviluppato per È il un. basso, lui è È sviluppato verso un l'alto. Daclet sottosviluppato. No, aspetta. No, ha No! tipo il cervello più No! grosso, ha tipo il cervello più. Può essere che ricordi tipo Leonardo da Vinci veramente, tipo l'artista. Adesso non credo. Può essere, sai? Tipo il creativo che vola, una Però sottospecie guarda, il becco è di visione di questo tipo. identico. No, Gli occhi l'occhio è sono uguale simili. identico a Melinda. No, l'occhio è uguale a Melinda. Sì, ultimamente stanno facendo gli occhi così. Le ali pure sono molto simili, non lo Io, so. allora, io non mi prenderò il tipo erba, ma più che altro perché, anche se il tipo erba è mediamente quello che scelgo quasi sempre, quello lì è troppo Rowlett, e a me non piace. Troppe Comunque, teorie adesso valide. calmo un attimo. Bro, Al mio noi fermo, siamo fermo, troppo fermo. Al mio 3 adesso forti. diciamo quale scegliamo, ok? 1, Ok. 2, 3, violetto. Melinda. No, intendevo scarlatto Ah, violetto. dei due. Ah, ok. E non l'ho sentito. Scarlatto. Vabbè. Io violetto, comunque vado. Sì. Violetto, secondo me, vale anche di più. Scarlatto, però, mi dà l'idea che ci sia qualcosa sotto sotto. Più che altro Ah, per le fermo, squame. guardiamo i leggendari prima, Più che e poi altro, dopo decidiamo. allora, io mi aspetto un Pokémon Pokémon Biscia. Lo voglio. E Beach! il È Pokémon Biscia lo Oh, voglio. sarebbe figo avere il Pokémon Zebra, il Ma Pokémon io voglio Biscione e vedere il Pokémon i tizi che vanno in giro. Diavolo. Esatto. Io voglio vedere i tizi in giro che vanno. Uè, fea! Benvenuto alla magistra. Team Inter, Team Milan e Team Juventus. Come team cattivi uno Oh contro l'altro. no. Sai che me lo vedrei comunque. Sarebbe bello. Il team Napoli. Cazzo, fra il. Come si chiama? Effettivamente potrebbero fare le competizioni calcistiche a sto Sarebbe punto. bello, eh sì. Allora, però è troppo ambientato, è troppo chiuso.
come Secondo me quella là non è tutta l'isola. distanza. Secondo me quella là non è tutta la regione. No, C'erano no, no, soltanto non, 4 no, no, punti. la regione è molto grossa in realtà, Secondo me più quella di là è ogni soltanto una standard. piccola Cioè. parte. Solo un'isoletta alla quale poi tu. Potrebbe essere tipo Non so, potrebbe essere tipo solo la Sardegna. Mappa, certo, non so scrivere, zio Pero. Non lo so. Allora, il Immagino. regno di Sardegna è stato preso da un sacco di giochi giapponesi, lo Immagino. sai? Sì. È un Quindi può essere sicuramente. No, è palesemente la Sardegna, me ne sto rendendo botto conto simile alla adesso. Sardegna. Aspetta, No, no, è la Sardegna. fammi. Sì, cioè anche Ma come. e la chiamano Sardinia, secondo me, come regione. Allora, fermo, torno indietro. Vogliamo Torno vedere indietro. l'ambiente della casa? Voglio vedere semplicemente anche semplicemente le immagini. Se è probabilmente la Sardegna. No, è la Sardegna 100% sta qua. Palese la Il Sardegna. clima è mediterraneo, cioè ci sono le palme che non sono molto Sì. mediterranee, Là però comunque. l'altro edificio molto basic. Quelli sono i turli. I Quelle robe lì. trulli? I trulli lì, sì. Dici? Secondo me no. Allora, il Anche i ballo mulini a là. vento, non è che ci siano i mulini a vento in Italia. I mulini a vento ci sono in Molise. Dici? Era tipo che ballo? La Beh, capitale Sud del Italia, vento. sì, Tarantella, quelle robe là. Tarantella. I piatti, beh, Naturalmente, i piatti, i piatti sui cazzo. muri, sì, sono molto italiani, Sì, eh. sono siciliani, tipicamente, se non Esatto. ricordo male. Sì, ma Roba anche tipo banalmente. messinese, una roba del genere. Roba delle isole. Ma anche banalmente i mattoni su Muro Bianco fanno molto Italia, fanno molto Cazzo, Sud fra. Italia. Abbiamo finalmente il Pokémon ambientato in Italia. E potrebbe essere uno dei Sì, Pokémon sto più qua, rivoluzionari zio che ci Pere, siano. abbiamo Pinocchio come personaggio giocabile, però vabbè, Finocchio, dai. No, no, personaggio no, tipicamente Pinocchio, italiano. Pinocchio, quello col Ho naso. detto Pinocchio. Ho sentito Finocchio. Ho detto Pinocchio. Ehm. Allora, ci siamo quasi. Questa è palesemente la Sardegna. Me ne sto Cosa? rendendo conto adesso. È tanto simile. Le due isole, l'Italia è rivoluzionaria, la rivoluzione. Le tre isolette che ci stanno lì ricordano molto quelle che stanno sopra la Sardegna, però sono più in angolo a sinistra. Non mi ricordo di un lago così grosso in Sardegna, Vabbè, ma ma. per fare. Cioè, per diversificare non è che deve essere paro paro. Ok, andiamo a vedere un attimo. Aspetta, facciamo così. Sardegna. Facciamo questo. Allora, vedi, lo sviluppo delle isole Lui potrebbe essere è cagliaritano. abbastanza Guarda qua. verosimile. Cagliari. Se Potrebbe essere non è l'Italia è la cagliaritano. Corsica, e allora sarebbe francese. Ma non E allora credo. no, no, la Corsica no. Anche perché, cioè, cos'è un tornare indietro da Alola, che erano quattro isole più Letter Paradise, e qua ce n'è solo una, per quanto sia fully esplorabile. Mamma mia. Non lo so, non Fra, lo mi so. hanno appena annunciato la nona gen in un video di 15 minuti dove prima mi hanno parlato di Caffè Remix ed ero più estasiato per quello e non mi aspettavo nient'altro. Ma sai che allora adesso è completamente utopia. Però sarebbe figo se questa qua fosse tipo l'isola iniziale, tipo dove hai casa e poi tu vai nel resto d'Italia. Però Cazzo, il DLC è un extra e vai tipo nell'isola, puoi andare nell'isola sopra o in Sicilia, nell'isola della Sicilia capisci può che essere. diventa veramente troppo. Allora, qui un Allora, DLC te lo fanno sicuro. domanda, Spada e Scudo quando è Sicuro mille su uscito? mille te lo Spada e fanno. Scudo quando è Su. uscito? 2 o 3 anni fa. Se non mi ricordo male, Spada e Scudo. Cerchiamo. Pokémon Sword and Shield. Usciti il 2019. 2019, 20, sì, 3 21, anni fa. 22, 3 anni fa. 3 anni fa. Mi vuoi dire che sono 3 anni che ci lavorano? Però considera che c'è stato di Non mezzo tre anni. Arceus, più di 3 Cioè, anni. no, allora, sono più di 3 anni perlomeno, e considera che quelli di Sword and Shield avevano programmato tutta sta roba qua e avevano anche già in mente di fare il pass espansione con 2 terre esplorabili.
E Sì, però comunque le, secondo sono me. già tanto, è Allora, già partiamo tanto. dal presupposto che le terre esplorabili sono nulla rispetto ad Arceus. Forse Arceus era l'apertura per una nuova grafica. Più Può che per una nuova essere. grafica, è per un nuovo Per stile un nuovo di stile. approccio e per un nuovo stile completamente, sia di approccio di gameplay che effettivamente di immersione di ambiente che ti puoi ritrovare. E Arceus comunque è una serie a parte rispetto a quella Sì, quello è ufficiale. vero, Questa quello è vero. qua fa effettivamente parte della serie di Pokémon, quindi. Io volevo rivedere un attimo le ambient, perché qua. Allora, molto classiche, queste qua sono palesemente robe siciliane, tipicamente, sì. No, questo qua è la città, no? Col Città di centro base, poi. Pokémon fuori. Però Sono i lati i centri ne Pokémon. vedo più due, esatto. Qua ce n'è Esatto, uno e là dietro sono. c'è un altro. Bro, è quello che mi preoccupa anche a me. Secondo me è una sola città e poi ci sono tutti questi percorsi attorno. Mi auguro di no, nel senso. La montagna là sopra. Può essere un riferimento magari al Monte Bianco o qualcosa del La genere. Madonna, Monte Bianco in Sardegna. Hanno messo un lago grosso quanto Vabbè, ho l'isola, quindi, capito. fra. Cazzo è il lago di Garda in Sardegna? Lago Maggiore? Io ne so. Ma che bello, cazzo. Bellissimo. I pini non sono palesemente. Sono pini marittimi, giustamente. Tutto è possibile. Però, boh, cioè, questa città L'ambientazione. qua non mi dice. Milano, mezza Ma non è Milano con la nebbia. Milano sta roba, dai. Con la nebbia, No, Milano. allora, ci sono, boh, strutture così mattoni che sì, si vedono in giro, ma non ho mai visto palazzi così. Allora, i palazzi così sono molto veneziani. Con tutta Io a questa Venezia ci sono stato più struttura volte, retro. però non. Questa roba retro. Questa è palesemente riferimento al Mulder. La fanga. Faccio riferimento. Questi qua, sai cos'è che sembrano sti segnali? Sembrano quelli che si vedono in montagna. Eh sì, tipo. Anche con la linea verticale che taglia là. Sembrano quelli che si vedono su in montagna. Sì, Come al solito, comunque, la lingua di Pokémon vabbè, è incomprensibile, però. incomprensibile. Chissà se Figa, ma esiste. fatemi Calma, una roba calma. con Questi tutti gli qua sono gli annunci. stessi segni che si vedevano con Sword and Shield. Sì. Chissà se esiste qualcuno che Un ha deciso di alfabeto. tradurli. Magari. Pokémon al Babette. Sword and Shield. Dici? Ok, Eccoli qua. eccolo. Ok, questa qua è là. Ah. Poi c'è una specie di O con il trattino. O. Allora, aspetta, mi segno le lettere. Tu cerca semplicemente di AOJ, AOJ. AOJ, poi c'è una specie di W doppia che qua. AOJX, mi sa che sono lettere a cazzo. A O J X Poi c'è una poi lambda che. C'è una T lambda che. SH. lambda SH poi O di nuovo. O E poi due trattini, tipo un uguale che qua non c'è. A meno che non sia un nuovo alfabeto. Ah, potrebbe essere la H? H A jock show. Oh, sure. Opal, Gordi. Ah, ok, vedi, l'hanno tradotti così, no? Va bene, vediamo quello sotto cos'è che è. Quindi un 3 spigoloso. Il 3 spigoloso cos'è? È un tipo. Non è nemmeno una lettera. No, è una S. Poi S. BH. Book. Aspetta, qual è questo? Di nuovo la lambda, quindi era. SH. Non vuol dire un cazzo sta roba. SH. P. P. Non vuol dire una fava, vero? A jock show sbisp.
Ok, non vuol dire nulla. Allora, posso dirti una roba? Eh? È inverosimile che in due regioni differenti si parli la stessa lingua, però. Però le Anche lettere se sono siamo nel mondo quelle. Pokémon, le Capi? lettere sono quelle. Può Cioè. essere che ci sia un significato diverso. Dai, Raga, io vado saluto che devo Andre, grazie finire per essere di studiare, grazie passato. mille comunque per essere passato. Riesci a scrivermelo su in chat quello che è uscito fuori? Sicuro? Sì. Sei sicuro di volerlo, di volerlo leggere? Allora. Sono sicuro, sono sicuro. Allora, Twitch. Eccoti qua. Eccoci qua. Allora. Ok. Ah no, cazzo, l'ho scritto con la. Eccola. Poi dobbiamo tenere in considerazione che in realtà dovevo controllare se le lettere erano maiuscole o minuscole, però. Vabbè, sti cazzi. No, non cambiava, eh. Erano soltanto vari metodi per scriverlo. AOJX Shosh. No, show. Ma non c'era lo spazio là in mezzo? No, è vero, c'era dopo in Non c'era uno solo. Vabbè. Considera che era questa roba qua. Ok. Allineamento a sinistra. Oh no. D'accordo, Questo d'accordo, sta boss. con noi a farci la monito. Perfetto. Mettilo qua. Mettilo qua. Oh no. Ok, a posto. Guardiamo. Suablo molto bello. Questa città è davvero bella. Allora, la rosa dei venti potrebbe essere tipo la rosa dei tipi in sto giro, al posto della rosa dei venti. Molto figo come Quello al concept. centro è un campo di lotte Pokémon? Campo lotta. Un campo di lotte? Quindi cos'è Yes. tipo il È campetto in tipo piazza per giocare a pallone? tipo per giocare a Pokémon. Ok. Allora, guardiamo la gente. L'eterogeneità delle persone che ci sono. Dell'ambiente. Allora, Boh, questo è molti palese. vestiti sono verosimili, Calma, sono calma, molto calma. vestiti. Questo è palesemente un. Cosa ho combinato? Sei tornato troppo No, indietro. no, no. Ho schiacciato il tasto che uso per fare gli screenshot, però non me l'ha Sei tornato fatto. indietro. Ok, vai. Volevo vedere quando si vede tutta la città, ma non da qua. Prima, mi sa. Qua. Ah, quello là è palesemente un uomo del sud con le bretelle e i pantaloni rossi. Ok, Lo vedi? sì. Lo vedi? Hanno in entrambi dei capelli. Non so se hanno entrambi un cappello oppure Sì, no. No, sono capelli marroni. no. Sono capelli marroni, ok. Lì c'è un Psyduck, quella roba Sì, gialla quello che là è si uno trova lì, Psyduck. tipo una. Sì. Però è un P8. Vai, vai. Sembrano tutti quanti un po' E dei Balilla, lì, sì, insomma. dietro. Allora, vedi sotto, vai Sì, c'è un sotto che vedi. mercante, sì. C'è un mercante, una bambina, dietro alla faccia di Swablu, quello davanti, c'è tipo un Eccolo là, sì, impiegato, è proprio con la possibilmente. valigetta. Sei proprio un impiegato, classico impiegato, d'accordo. No, ma non cappello quegli altri là. Allora, bellissimo come sono riusciti a creare lo stempiato Lo perfettamente stempiato è con fatto da questo. Dio. Sì, no, ma cioè. È molto italiano anche mettere la camicia così, i pantaloni marroni. Cioè, Sì. non per dire. Il bambino lì va bene, ok. Ok. Cos'è? Ma cos'è che porta in Un mano? Cos'è? Un panino. tamburello o Un un panino? panino. Sembra un Credo. Non lo panino. so. Di fianco c'era la sciura che sta Una arrivando tipa, con i esatto. pantaloni arancioni. Boh, Però tutti tipo. quanti in camicia sono. Cos'è tutta Tipo, sta elegante? cos'è? Stile moda Milano Boh, 2000 non. fashion, boh, Cos'è tutta boh. Vai. sta moda? No, vabbè, non era una camicia, quella là è proprio una giacca. Calma. Perché Torno indietro, mangiano tutti i scroll. panini in sto trailer? Anche quello là. No, Effettivamente stava mangiando. No, era tipo stava bevendo. quello là Non era sta una bevanda. mangiando. Quello l'uomo giallo. L'uomo giallo sta bevendo. È una bottiglia d'acqua? È No, marrone. è tipo una lattina. È una lattina. Credo sia una lattina vederla così. Poi io non riesco a capire cosa sia quello. Allora, quello sembra palesemente un arancio.
No, 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 non quello. Il tipo sulle scale che sembra avere la testa in mezzo al petto. Ok, boh, un artista di strada? Boh, una roba del genere? Non credo. Cioè, potrebbe anche essere. Ah no, Che sono due lo so? persone. Sono due persone, ok. Si Che stanno va, salendo le ok, scale. torni dietro Che belli gli effetti di riflesso. un attimo. Gli effetti di riflesso sono bellissimi, infatti. Madonna, se Come Viper. hanno fatto il tex la texture se l'hanno Madonna. fatto su tutti i Pokémon, Cristo Dio. Madonna, se Viper. E hanno fatto il redesign di tutti i Pokémon con i colori e le cromature corrette. Mi stanno Domanda, facendo. ma se Boh. Viper è sempre stato con la testa divisa a metà, come i colori? Sì. Sì, Sì. non me lo ricordavo, Credo sai. che ci sia una distinzione tra maschio e femmina di Sea Viper comunque. Sì. Sai che non me lo ricordavo assolutamente. Sì, lo era. Quindi Tyranitar confirmed. L'Arvitar, non Pupitar. Sì. L'Arvitar così ha le squamette anche lui, si vede che i draghi hanno tutte delle robe verosimili. Tyranitar confirmed. Tyranitar confirmed, yes. Fermo. Madonna, sto Guarda, effetto. cos'è quella roba là sopra? Sembra quasi Allora, il un riflesso. faro. Ok, è un faro, ma. Cosa dovrebbe. Non si riesce a capire da qua di preciso. Come è fatto principalmente. Va bene, qui Ma c'è Lucario. Luxray, Lucario che si fa la forza sfera. Allora, le strutture marmoree sono Ah, molto verosimili. oh, negozio di occhiali. Negozio di occhiali. Allora, se c'è una varietà anche di vestiari e tutto, ci sta. Allora, Che ci tipo avrebbe modificano. senso. Oddio, se questo qua è ambientato in Italia, sai che casino faranno con i vestiti? Ne faranno un fottio. Lo spero, perché Sì, lo almeno spero pure io. vuol dire che mantengono le promesse su questo aspetto qua. Aspetta, traduciamo pure quel testo? No, è troppo lontano, non ce la facciamo. No. Allora, la gente però diceva India su questo aspetto qua, tutti India. quanti. India sulla vecchia, sull'altra chat mi dicevano Pokémon Gen 9 India. Ma non sono assolutamente. Non sono assolutamente in India, infatti. No, Ma proprio prima che la inizia, gente non ma è prima che indiana. hanno. Ma no, 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 ma ti spiego. Quello che dicevano prima che iniziasse la Ah, live e prima prima. Vabbè, ognuno dice un dicevano po' quello che India. vuole. Quindi Sta roba è è tutto libero di dire tranne che che cazzo India. No, che sta roba vuole. qua è un botto mediterraneo. Troppo. No, è solo Mediterraneo, a parte le Sta roba è. Sì, palme. esatto. Ma in realtà al sud qualcosa puoi trovare. Cazzo, ci abbiamo in Duomo le palme. Allora, tutte ste arance che trovi in giro sono bacche Sì. arance effettive. Che non sono Bisogna vedere blu, se. fortunatamente sono arancioni. Vuol dire Bisogna che vedere se si hanno possono lanciare i Pokémon addosso agli alberi. alle bacche. Vediamo se ci tira fuori del blu. Defredi tutta la Sicilia. Beh, Sì, no, esatto. tecnicamente la Sicilia è nota per le arance, quindi. E infatti. Anche i panni stesi così, nel senso. No, ok, basta. Cioè, No, okay, vabbè, panni credo quello che li su stendano così in tutto il quell'aspetto lì. mondo. La zucca. La zucca, boh, cioè, nel senso, non mi sembra sto Non è grande. una roba nordica la Sì, zucca. infatti, non è molto del sud la zucca. Oh, andiamo avanti. Comunque varietà di prodotti agricoli degna di nota, come Sì. noi Altro italiani ovviamente. che Non il è. praticello Esatto. di Sword and Shield. Che cagata quella. Questo qua è la femmina, cioè il capello lungo. Sì, è il capello lungo, è una femmina. Ti fa vedere già com'è fatto. È tipo una scolara? Oddio, Sì, tipo. Cioè, c'è pure un emblema sulla spalla. no, non mi dire che seguiamo lo stesso concept di. No, 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 Pokémon spero andiamo a di scuola? no. Di sole e luna, fra. No, Ma no, non no, credo. spero di Adesso è no. luna, alla fine ci vai a scuola soltanto all'inizio. Quello è un Flabébé? Quale? Quel fiore rosso No, dietro. no, è un fiore da texture. Anche perché Flabébé è leggermente più Ma è grosso. molto simile. Cioè, cos'è quel È coso molto sopra allora? simile. Torna indietro e lo vediamo. Se è un Flabébé si riesce a vedere. No, infatti, non è un Flabébé. Ah, ok. Sono dei fiori random. Sì, boh, Questo sai, abbiamo già parlato sembra in precedenza. Pierino, sembra, cazzo. Pierino lo scolaro. Pokémon Pierino. Ah, Torna guardiamo. indietro. No, più che altro Guardiamo, guardiamo esatto, guardiamo questi. l'ambiente che c'è attorno, esatto. Quello che dovrebbe rappresentare il tutto.
Perché noi siamo partiti col presupposto di Detective Pikachu? E io esatto. avevo partito. E questa roba qua aveva anche senso come Detective Pikachu. Poi io ho detto, ma aspetta, è un po' troppo bello per essere Detective Pikachu. Poi ci hanno annunciato gli starter e abbiamo urlato, come al solito. Sì, esatto. Anche qua, vedi, viola e rosso. Sì, esatto, scarlatto e violetto. Pokémon violetto comunque un nome del cazzo. Beh, scarlatto è proprio da truzzo del 2006, sì, cazzo. Sì, esatto. Uè, sì, vedi la mia motoretta scarlatta, figa. Oh. Non ho capito appunto perché questa combinazione. Perché il poliziotto? No, perché il papiro è della polizia. Allora, torniamo indietro. Il papiro è uno sbiro. Perché è la scelta di scarlatto e violetto? Su che scelte hanno scelto il violetto? Scarlatto posso capirlo, ma perché il violetto? Fermo. Allora, vasi. Vasi, tanti vasi. Ce ne sono in Bajur, Italia. Un po' Bajur, di Bajur. Ce ne sono in Italia. Sì. Che cazzo di analisi è? Scale, sì. In Italia ci sono le scale. È un calendario o è un tipo una settimana roba enigmistica? Di Pokémon? Quella è una settimana enigmistica. Quella è assolutamente italiana. Ok. Però il fatto... Io qui ho detto Francia, perché tra Bajur e ste cagate mediamente sono... Cioè, ok, c'è una lampada da sale, ok? Sì, c'era esatto, c'era una sì, lampada da sale in fondo prima. Cazzo c'è? Vedi? Ma qual è l'emblema? Che cazzo c'è? Allora, lì ci sono gli acquerelli, lì c'è la costruzione, lì c'è la formazione e tutto. Lì perché c'è un... Là ci sono delle ball dentro il cestello. Può essere. Cos'è no, quella quel è la mega ball. Quella... Cos'è boh, quel è quello che ha sulla spalla. No, fra, secondo me può essere... No, non è il legendario. Può essere, no, il cattivo. Il team di cattivi. No, non credo. Comunque là dietro c'è una Pokéball col culo blu anziché bianco. E là a destra c'è proprio una Mega Ball. Adesso... Sono Mega Ball e tipo non credo sia una Ultra Ball. Sembra più una Safari. No, Mega. No, quella di fianco. Era gialla. Mappamondo. Sembra quasi sì, lo studio di uno che lavora a disegnare, a fare le cose precise. Ecco, queste robe qua sul muro sono da vedere. Ci sono arcate, ci sono robe. Allora, le costruzioni... Allora, lì l'arcata è molto rinascimentale, perlomeno. Tipo Arco del Trionfo, Arcata della Pace. Robe presenti comunque in tutte le... i centri storici italiani. Sì. Mappamondo, okay. Però, punta sull'America. Ah... Huh. Vai avanti. Oddio, potrebbe anche essere Sud America? Non credo. Allora, il canto dove era ambientato? È Incanto, quello della Disney. Non l'ho visto. Perché i colori sono molto simili. Non credo. Oddio. Caffè, cazzo il caffè. Fra. Potrebbe anche essere Messico. Messico? Secondo me se proprio mi devi dire qualcosa del Sud America, piuttosto dimmi Argentina. Piuttosto. Ma i colori degli starter non combacerebbero. Con cosa? Con la bandiera, come noi abbiamo fatto il riferimento alla bandiera prima. Non è che... Pensavo potrebbe essere il Messico. Potrebbe essere il... Beh, ma sono sempre dimmi stati... Dove è ambientato, dimmi dove è ambientato Incanto della Disney. Cerca un attimo. Incanto film 2021. Colombia. Cosa c'entra Colombia con... Ma poi vedi che anche la carnagione delle persone più mulatta che... erano proprio bianchi. C'erano anche ragazzi mulatti lì, perlomeno. Allora, pagine del libro, vabbè, non ci interessa. Movimenti anomali. Orologio. No, però questa qua è manifattura...
sembra troppo una roba siciliana sta cosa. Eh sì, esatto, tutte queste ornamenti floreali, queste robe qua in Sud America non te le trovi, i fiori fatti che così, cazzo, no. No, perlomeno ci sono. Sì, ok, i... però non... Però sono molto spesso ambientati tipo con uno teschio di fianco, uno scheletro. Queste robe qua. Tesori random, non so che cazzo c'entri nei tesori. Enciclopedie lì a caso. Tipo cos'è, i bronzi di Riace che li hanno trovati sulle coste italiane, non, ma non c'entra niente. I lingotti d'oro, la zecca di Stato. Casa dei papelli in Pokémon. esatto. Roba in cuoio, ok. Un cestino. Ma c'erano dei fusi orari. Mm-hmm. Però giustamente non possiamo capire. Vabbè, qua c'è tutto il trailer che abbiamo già visto. Se è solo in fase di sviluppo e mi tirate fuori una merda, non siete scusati, no, per no, niente. No. No, fermo, fermo. Non si possono permettere, dopo aver fatto vedere questa roba qua, mm-hmm. di fare qualcosa di peggio. Il problema okay. maggiore qua rischia di essere la trama, eh? E di essere... No, secondo me, aver... secondo me è come gestiscono poi l'hardware e come processano poi il tutto. La trama sicuramente è quello che sospetto... potrebbe rivelarsi una second chance che viene data a Sole e Luna, anche se hanno già fatto come struttura perlomeno. Non continuare a fermare e stoppare, cazzo. C'è una luna. C'è una luna, ci sono tipo delle pere, perottili. Cosa sono, minerali quelli di fianco? Non riesco a capirlo. Allora, l'unico problema... C'è un telescopio. Galileo, Galilei. L'unica cosa che non potrebbe ricollegare appunto all'Italia è il fatto che non ci sia nessuna figura religiosa in questa... vabbè, sono giapponesi. Non c'è niente... No, vabbè, però comunque considera che c'è un telescopio, quindi boh, Galileo Galilei può essere. E... Va bene, sì. Minerali. Ok. Boh, panini e frutta. Sandwich. Ma non è un nature... sandwich, è un pan... sono nature morte, cazzo, piazzate lì. Allora, fermo. Torni indietro. Alla porta? Questo aspetto qua, della porta, esatto. Stop. Team uva qua. E team... allora, arancia. Quello è un'arancia mela. Arancia, mela e l'altro e c'è la viola. Il ha senso, scarlatto da una parte, violetto dall'altra. Beh, ha team, senso. Team vino mi piace. Team violetto, team vino, team scarlatto dell'arancio. Il frutto della passione. Frutto non è quello aspro. Il frutto della passione. Lo so, è la banana, però vabbè. Il frutto dell'amor. Oh, fanno poi il DLC. Oh no. 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 Adesso si gira e fa wow. Allora, il vino è ricollegabile. Ok. Il bellissimi. Il tranne Melinda. Vino, fottiti. Melinda è quello che prende. me l'hai insultato per troppo. Vicenza, Melinda e poliziotto. Pray for Melinda. Sto cazzo. No, e... dai. Allora, piuttosto facciamo le cose in chiaro. No, entrambi avete un gatto, fanculo. Perché Andrea aveva detto che si prendeva il gatto. Anch'io. Beh, entrambi prendete... Io prendo Melinda. Rispetto per no, Melinda. No, scusa, il papero... Melinda non verrà cagato da nessuno. No, sti cazzi dai, del no. culotto. Voglio Melinda nel mio team. Dobbiamo vedere l'evoluzione. Dobbiamo vedere l'evoluzione. Non mi cambierà un cazzo, voglio Melinda lo stesso. Non lo fai evolvere. Lo porti a livello 100. Figata, te lo immagini, Melinda. Melinda livello 100. A meno che non possa essere tipo una qualche sorta di frutto il pulotto. O tutti è una papera, che frutto è la papera? No, vabbè, uno è Melinda, ok. L'altro... ci me darà. Ah, sta roba è interessante. Dalla luce che si scindono gli ultravioletti e gli infrarossi. Ok.
che tecnicamente sono nei due Sono spettri rosso e opposti della sono due luce. spettri, esatto. Quindi ok, ha senso. È Tipo luce bello come hanno conferma. detto ultravioletto e infrarosso, effettivamente ci avevo pensato. Certo che Ok. potrei chiamarlo ultravioletto infrarosso anziché scarlatto e Magari è violetto. tipo il sequel come ultrasuono Infrarosso, ultravioletto. Dopo fanno infrascarlatto e scarlatto ultravioletto. e ultravioletto. Va bene, boss. Scarlatto. Allora, io mi aspetto un altro Pokémon Direct in cui questi Pokémon Present in Sì, cui per questi qua si presentano e si forza. In mettono a fare. Allora, realtà ci bro. sono già commenti. Vediamo. Commenti No, sono disattivati. disabilitati. Sono disattivati, ok, come al solito. Va bene, Ok. GG. dai. GG. Anche a sto giro quei di Game Freak mi hanno stupito. Sì, no, allora le ambientazioni sono fighissime. Rispetto all'ultima volta, forse Arceus mi aveva emozionato troppo, ma tutto l'hype si è andato a dissipare col tempo. Esatto, io sono arrivato, non ironicamente, ad aspettare di più Diamante e Perla che Arceus nel tempo. Eravamo iper-hypati nel trailer. E Esatto. Poi col poi tempo è dopo, sì, tipo esatto. andata a calare. Per carità, perché poi è un progetto nuovo. Poi quando sono stati presentati alcuni dei Pokémon, magari si è rimessa in sesto quell'hype e tutto. Così però Game Freak secondo me se l'ha giocata meglio su questo aspetto qua. Mi piace di più l'idea. I titoli lasciano un pochino a desiderare, per favore mettiti a guardare come si chiamano i titoli in inglese Si subito. chiameranno. C'hai ragione. Perché secondo me ci avranno un nome che sarà più decente, come al solito, Sì, beh, per forza. Scarlet e eh. Violet. Scarlet e Violet, non ci sta di più? Sì. Ma è uguale alla fine. Suona meglio, Pokémon perlomeno. Scarlet e Pokémon Violet. Suona meglio. Ovviamente noi dobbiamo renderlo. Allora, se poi è ambientato in Italia, non ci dovrebbe essere scusa. Pokémon Legends Ah, sì. Bat ha proprio New Gen Title. Boh. Got chills when Pokémon came. Team came on, wait, came wait. No idea the more game develop. Questo mi fa pensare che non abbiano ancora nulla in sviluppo. Perlomeno, almeno su questo progetto qua, se si presenta così, superano tutte le aspettative. Non credo che possano andare oltre. A meno che non portino qualcosa che sia non per forza della serie ufficiale, ma qualcosa che sia legato appunto a 90% che è basato in altri. Spagna. E vediamo se la gente dice: You can see Spain map at the beginning of the video. What? Sei serio? Spain map. What What sec? second? On the 056. board? No, quella non è. Non, no. Calma. On the board. Ah! Vero? Vero? Verissimo. Ok. È vero, è la Spagna quello. È la Spagna. Cosa c'entrano le arance in Spagna? No, ci sono le arance spagnole. Sì, no, è la Spagna. Cazzo, no, la nostra possibilità di rivoluzionare tutto. Oh no. Sì, è vero, è la Spagna quello. Va bene. Nel senso, cos'è? Sei un personaggio di Tenerife? Cioè, non è. Però in Beh, teoria scusa. potrebbe Beh, anche non essere, perché là c'è tipo il Brasile, l'America del Nord. Che cazzo vuol dire? Pokémon Ibiza comunque. Effettivamente. Com'è Ibiza come struttura? Ok. Sul mare. Lunga. Cioè, Mi ce fai vedere tipo com'è fatto? ne. C'ha Io. le stesse emozioni Sacco. mediterranee che c'ha. No, cioè diciamo che tutto quanto club e. Oh, Dio mio, però. Vabbè, dai, figo comunque, dai, non puoi È figo dirlo. comunque, sì.
Immagina una città Pokémon tutta così. Ok. Alla Sboas. Oppure le lotte Pokémon con Con i i party. reparti nel Esatto, cioè mezzo, sarebbe sì. figo. Altro che lotte negli stadi, va bene. Croco, my boy is just chill and Mr. Ducky is living his life. Cat is adorable, Croco Boy is just chill. Croco boy. Melinda! Melinda. E le mele però con la Spagna cosa potrebbero centrare? Fanno il coso, come si dice? Il citro fanno. Citro di mele in spagnolo. Eh sì. Come ha scritto Barcellona? Muoio. Barcellona. Gaudí style in Big City. Quindi dovrebbe essere Barcellona. Boh. Even the huge tower. Beh, sì, militari su Sagrada Famiglia. Che cazzo di Sagrada Famiglia ha visto, scusa? Ma non è vero. Ci sono No. state la Sagrada Famiglia. Cioè, sono stato io Allora, per carità di Barcellona. Dio, no, perché la Sagrada Famiglia è tutta una roba. Sì, però effettivamente sì, potrebbe essere Gaudì Però. tutti sti colori. Sì, no, cazzo, è Oh, vero, c'ha Dio ragione, c'ha mio, sì. ragione. Ok. Par Gaudì, guarda qua. Sì, è vero. Par Gaudì, sì. È Si avvicina molto il vero, è concept. vero, è vero, è vero, è vero. Par Gaudì. Non sono così tanto floreali. Perlomeno è un tema che è costante però per tutta l'isola. Però Sì, no, ha senso, ha senso. ha Effettivamente, senso. sì, è il Par Gaudì sta roba. La città è letteralmente il Par Gaudì. Bellissimo parco, però. Vabbè, dai, comunque figo. Sì, Gaudì. Avrebbe più senso allora Scarlet e Violet messo su questa prospettiva fosse spagnola, sì. Avrebbe più senso. Adesso vediamo i titoli spagnoli come si chiamano. Vai. Pokémon Rojo, i Pokémon. Violeto. Pokémon Escarlata e Pokémon Purpura. Ok. Ah sì, a proposito, non te l'ho chiesto, Ale, cosa ne pensi di Alga e Palkia? Delle Osceni. forme origine. Allora, puoi per favore farmi il favore? Ok, grazie. Uno è perché entrambi sono dei quadrupedi, va bene. Due, uno è un cazzo di Arceus, cioè Palkia alla fine è tipo Arceus con l'aspetto anche degli anelli. Entrambi hanno gli anelli, cioè non so se hai notato che combinando i due anelli escono gli Anche anelli di di... Eh Arceus. sì, perché di Alga ha quelli a punta, mentre Palkia ha quelli tondi. Ma sono entrambi hanno entrambi forma tipo cavallo, tipo Sì, forma Arceus. cavallo, sì. Con Forma l'unica differenza che cavallo. c'è Palkia che sembra amputato. Cioè, sembra senza braccia. Oddio mio. Beh, se devo dirla tutta, sono sceni come la maggior parte delle forme origini, ma mi aspettavo di peggio, se devo dirla tutta. Non è così tanto terribile. Oddio, quel cazzo di cannone che fuoriesce dalla gola di Dialga è un pochino No, è tipo discutibile, uno scudo, non so come dire. Vedi che è piatto. ma. Certo che però qua... Ah, aspetta, 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 ho appena notato una cosa. Vedi sto sfondo? Tu ricordati di non farmi spoiler, però, bro. No, no, no. Yggdrasil Soul Silver, cos'era? Soul Silver Egg. Cinzia.
Oddio, io mi ricordo, mi facevo gli incubi su sta roba qua, io non l'ho mai capita. Ma è un evento realmente accaduto? Sì, è vero. Cioè, dimmi se non sembra... Io mi ricordo la musica che mi faceva un botto. Cioè, È l'avevo la visto. canzone di Arceus. Sì, lo so. No, infatti, fa Arceus. Io all'inizio mi ricordo che era probabilmente uno dei Pokémon che mi spaventava di più, ma non per il Pokémon in sé, proprio per la musica, la host che ci aveva. Dimmi se non è molto simile. Un cerchio tagliato No, no, no. da... No, è giusto, è giusto, è la stessa cosa. È uguale, è uguale. Questo qua potrebbe Noi essere non siamo uno... ancora arrivati a questo punto, No, ma credo comunque, che sia DLC probabilmente. questo. Cos'è il Questa Pokémon lotta credo che sia origine? DLC, sì. Eh sì, effettivamente, perché avevo visto di Alga e Palkia nei giochi ufficiali, almeno che in leggenda erano normali. Sì. Può essere che la forma origine sia poi anche un modo per incontrare effettivamente Arceus nel gioco, che io so. Sì, no, comunque stavo guardando questa qua, è letteralmente una punta, vedi? Cerchio, 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 cerchione. Cerchio, cerchio, cerchione. Poi cerchio punta che parte, cerchio punta che parte. Sì. Sì, ok. Bene, Fra. Direi che abbiamo Ok, dai. fatto. Va bene. Wow. Wow. Va bene. Peccato, speravo fosse italiano, ma Ma va sì, bene, dai, va anche bene. fosse, bene anche fosse Adesso la spagnolo. frase che abbiamo scritto in live ha senso. A Josh. No, Ma adesso ha un adesso senso. ha senso. Sì. Ricordiamocelo, a Josh e noi ci A vediamo Josh alla Bishbu, a prossima tutti. live. Sì, dai, va bene. Ciao, 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 ciao. Ciao ciao.